Buonasera a tutti e a tutti quanti, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ho deciso di fare un'altra puntata, un approfondimento napoleonico intenso, che riguarda anche la musica, come avete capito dalle immagini che ho, dietro. Chiedo scusa prima di tutto di una cosa, non metterò della musica adesso, in questa sede, anche perché il musicista di cui vado parlando, che avete capito, è Ludwig van Beethoven, anche se è morto da più di 70 anni, altro che è morto da quasi 200 anni. La sua musica viene interpretata anche da artisti vivissimi e quindi per ragioni di copyright non pubblico musica in questo video. Ma vi chiedo di essere onesti, di essere buoni, di seguire il mio consiglio. Tutte quelle cose di cui vado parlando, andatele a sentire, andatele ad ascoltare, tiratevi giù i titoli e andatevi a ascoltare. Non dico tutto il Fidelio, ma quantomeno le cantate e le sinfonie di cui vi parlerò. Perché adesso il tema che voglio svolgere è il rapporto tra Napoleone e la musica di Ludwig van Beethoven. Prima di tutto, devo dire che i due grandi geni sono quasi coetanei, perché Beethoven nasce nel 1770 a Bonn, quindi di fatto è tedesco, assolutamente tedesco. E durante i suoi primi 22 anni, Beethoven, di origine fiamminga, come è ben chiaro, come allude chiaramente la particella fan, rimane e vive a Bonn e a Bonn inizia a studiare, a Bonn inizia a conoscere la filosofia e la filosofia di quei tempi, la filosofia degli anni 80, 90 del XVIII secolo, cioè del 1700, è la filosofia illuminista e in Germania più chiaramente la filosofia di Kant. In modo più particolare di Kant, Beethoven conosce la critica della ragion pratica, cioè conosce la moralità kantiana, una moralità basata sulla ragione, basata sull'idea che l'azione morale non debba dipendere dall'empiria, quindi non debba essere svolta per premi, condanne, via dicendo, per il paradiso, per l'inferno, per il purgatorio e così via. Ed è una moralità fondamentalmente basata su un forte senso del dovere. Ed è la moralità di Kant, la moralità kantiana, ne parlerò in separata sede perché merita ed è problematica. E Beethoven nel 1792, lui ama la musica, o meglio, all'inizio è stato costretto dal padre Manesco a imparare a suonare. Ebbene, nel 1792 si trasferisce a Vienna. Lui vuole conoscere Wolfgang Amadeus Mozart, ma Mozart è morto il 5 dicembre del 1791. Ed è morto così, vuole la tradizione, dettando sul letto di morte il Requiem Aeternam. In realtà non è propriamente così. Il Requiem Aeternam non è che l'abbia dettato sul letto di morte, semplicemente quando è andato sul letto di morte ha smesso di comporre il Requiem che è passato a vari suoi allievi. Il Requiem di Mozart di fatto è incompiuto ed è un'opera volendo postuma. Ebbene, a Vienna Beethoven studia con Haydn, Joseph Haydn, che è uno dei capisaldi del classicismo salisburghese, quindi austriaco, e con l'italiano Antonio Salieri. E non ha grandi simpatie per entrambi, o meglio, con Haydn stringe una forte amicizia, con Salieri no. Salieri è severo, Salieri è classicista, Salieri lo vede abbastanza male.
Ebbene, la sua prima musica di successo, Beethoven all'inizio deve suonare, come molti anche in età più contemporanea, nelle taverne, nelle locande. La prima sua composizione di successo, di fatto, è la cantata per la morte di Giuseppe II, opera W087. Tedesco, cantate Auf den Tod Kaiser Josef Zweiter, che è del 1790 ed è di fatto una cantata in memoria di Giuseppe II, che è il grande despota illuminato dell'Austria dell'epoca. E da questo si evince che Beethoven in realtà non sia contrario in senso stretto all'Ancien Régime, sia contrario al feudalesimo, ma non al despotismo illuminato, perché è una cantata molto, molto sentita sentimentalmente, emotivamente dal compositore, e molti temi sono così fortunati che poi Beethoven li riporterà sotto nuove forme in altre sue opere, in particolar modo nel finale del Fidelio, di cui dirò qualcosa dopo. E ovviamente nell'ottobre dello stesso anno, Beethoven compone anche la cantata per l'elevazione al trono imperiale di Leopoldo II, che è stato Granduca di Toscana, uno dei despoti illuminati e uno dei grandi legislatori del Settecento. Tedesco, cantate auf die Herrenburg Leopolds Zweiter zu Kaiserwürde. Ebbene, sì, scusate per il tedesco, lo so sicuramente meglio dell'inglese. Ebbene, queste sono le prime cantate di successo. Quindi una cantata per la morte di un despota illuminato e una cantata per l'elevazione al trono di un altro despota illuminato. Nel frattempo siamo nel pieno della Rivoluzione francese e l'Austria vuole intervenire, anche perché Leopoldo II in Francia ha una sorella da difendere, cioè Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. Ma Beethoven è abbastanza favorevole alla Rivoluzione francese, fulminato dalla novità anche musicale rappresentata dalla Rivoluzione francese, laddove cadono molti tabù del 1700, tabù musicali anche, per esempio c'è più spazio per le donne, per il soprano, per il contralto, e via dicendo, c'è più spazio per il mezzo soprano, insomma, il contralto non sempre sono donne. Ebbene, c'è una musica anche rivoluzionaria, una musica rivoluzionaria che passa quasi sempre tramite l'esercito, cioè la musica nella Francia rivoluzionaria diventa espressione più che altro dell'esercito e della nuova società, una nuova società tendenzialmente ancora ancorata a principi armonici, a principi matematico-armonici, ma al tempo stesso contraria a un'esaltazione esagerata di questi principi. È una musica della libertà, una musica meno matematica, meno barocca, meno classicista e meno classica. Insomma, noi chiamiamo musica classica tutto quello che va dal canto gregoriano almeno la dodecafonia, ma in realtà la musica classica, la vera musica classica, va dalla seconda metà del 1700 agli inizi del 1800. Gli autori veramente classici sono Haydn, Salieri e Mozart. Beethoven è un caso a parte. E Beethoven compone anche le prime sinfonie, che sono in realtà sinfonie continuatrici di quanto ha già composto Joseph Haydn nelle ultime sinfonie e di quanto ha composto Mozart nelle ultime due o tre sinfonie. Tranne la sinfonia seconda che ha degli aspetti interessanti. In particolar modo Beethoven fa un uso smodato della fanfara di tipo militare, anche se è una composizione non sicuramente eroica, non titanica, e anche modesta per quanto riguarda l'organico strumentale e orchestrale.
Ma arriviamo appunto nel 1800. Beethoven segue, come tutti dell'epoca, come tutti all'epoca, segue la campagna d'Italia di questo scapestrato giovanotto, il generale Buonaparte, che scende in Italia con un esercito sgangherato che nessuno vorrebbe mai comandare, e con questo esercito sgangherato riesce a sconfiggere piemontesi e austriaci. E Beethoven, come molti italiani, molti austriaci, molti tedeschi, è ammirato dalla figura di questo giovane scapestrato e vorrebbe dal 1802 dedicargli una sinfonia, vorrebbe dedicargli una sinfonia, vorrebbe scrivere una sinfonia Napoleone oppure una sinfonia Napoleone Buonaparte. Beethoven è folgorato da costui che scende appunto in Italia e libera gli italiani dal feudalesimo. Beethoven che, ripeto, è contrario al feudalesimo, è contrario alla servitù della gleba, ma non è di fatto contrario al despotismo illuminato, al despotismo del 1700 illuminista. Anche se in parte ne prenda le distanze, ma non sempre è chiaro. Il rapporto Beethoven-potere non sempre è chiaro. Allora, nel 1802 Beethoven inizia a scrivere una sinfonia per Napoleone. Questa sinfonia sarà la sinfonia terza in Mi bemolle maggiore, opera 55. Cosa succede? Beethoven si sta impegnando a comporre questa sinfonia, ma veramente impegnando, tant'è che nel 1804 non è ancora pronta. Ma nel 1804 cosa succede? Ve l'ho detto ieri. Il 2 dicembre 1804, Napoleone, dopo un plebiscito fasullo, anzi fasullo, facciamoci la domanda, ovviamente sentito, insomma, 4 milioni di voti a favore e 3.000 contro, Napoleone si incorona, si autoincorona imperatore. Beethoven è un po' deluso. Napoleone ha già mercanteggiato i popoli italiani con la pace di Campoformio o Campoformido. Napoleone ha già fatto un bel pasticcio in Egitto. Napoleone ha fatto un colpo di Stato nel 1799, è diventato un console, poi un console a vita, poi primo console, e infine è diventato imperatore. Napoleone ha delle mire, delle ambizioni, vuole il potere assoluto. E Napoleone, e Beethoven, chiedo scusa, rimane deluso da questo personaggio. La tradizione vuole che Beethoven prenda in mano la partitura, guardi il titolo, prenda una penna e cancelli nettamente la dedica a Napoleone Bonaparte e scriva al souvenir di un grande uomo. E poi metta la dedica a Joseph Franz von Lobkowitz, che è uno dei tanti suoi protetti. Questa sinfonia numero 3 di fatto segna l'inizio del romanticismo musicale tedesco, anzi del romanticismo musicale e basta, del romanticismo musicale europeo. È una sinfonia che si apre con note di guerra, con note guerresche, con una fanfara militare, con note militari. È una sinfonia militaresca, è una sinfonia appunto di guerra, una sinfonia titanica, una sinfonia eroica, appunto il titolo che Beethoven le dà. È una sinfonia eroica, una sinfonia dove Beethoven inizialmente, specialmente nel primo movimento, vuole descrivere l'ascesa di un eroe. Di un eroe che ormai è rimasto senza nome, ma che in realtà è Napoleone. E il primo movimento, Beethoven, lo ha già pronto nel 1802-1803 e rimane pressoché invariato. Solamente che Beethoven aggiunge, dopo questo primo movimento, un secondo movimento che segna la delusione verso questo eroe, segna la sua sconfitta, segna il tramonto di un'idea, dell'idea di un eroe liberatore. Ed è la famosa marcia funebre,
una marcia funebre di 15-16 minuti, molto espressiva, molto militaresca, che a sua volta si ispira a varie marce funebri della Rivoluzione francese. Beethoven studia anche le partiture altrui, in particolar modo di tale Gossec, che è un grande compositore della Francia rivoluzionaria. E poi dalla marcia funebre e oltre si sviluppa tutta una tematica musicale che vuole rappresentare il funerale di un grande eroe. Alcuni ci vedono il funerale di Ettore, sconfitto, ucciso da Achille. In realtà è tutto un funerale di Napoleone, a Napoleone, all'idea morta di Beethoven che ha avuto per Napoleone. Volendo, la Sinfonia Terza è la prima sinfonia a programma, è il primo grande poema sinfonico, perché la Sinfonia Terza vuole essere descrittiva, vuole parlare di un personaggio e descrivere le sue azioni, la sua gloria, la sua caduta e il suo funerale. E sicuramente nella Sinfonia Terza Beethoven è stato folgorato da Napoleone. E dopo la Sinfonia Terza c'è una quarta sinfonia che non è molto famosa, non è molto apprezzata, viene chiamata la più mediterranea delle sinfonie di Beethoven, infatti è molto classica, molto italianeggiante, si vede che ritorna un po' il suo ricordo del maestro Antonio Salieri. L'altra sinfonia famosissima è la Sinfonia Quinta del 1800, che è stata composta, che viene composta tra il 1804 e il 1808, dedicata anch'essa al principe Lobkowitz e al conte Andreas von Razumovsky. Questi principi austriaci hanno anche cognomi polacchi, ungheresi e via dicendo. L'impero austriaco è immenso. L'impero austriaco, ricordo, all'epoca ingloba la Boemia, cioè Repubblica Ceca, Slovacchia, l'Ungheria, parte della Germania e parte della Polonia. Il tema principale di questa Sinfonia Quinta, il tema iniziale, lo conosciamo tutti. È uno di quei temi universali della musica che magari lo facciamo quando bussiamo alla porta e indica proprio qualcuno che bussa alla porta. Il famoso tema iniziale della Sinfonia Quinta indica proprio qualcuno che bussa alla porta. Questo qualcuno è il destino già inteso in senso romantico, una forza cieca, una forza quasi demoniaca, diabolica. Una forza che butta giù l'uomo quando meno se l'aspetta, che a volte nobilita qualcuno e qualcun altro lo distrugge, lo demolisce. Ecco il destino che bussa alla porta, che bussa alla porta del mondo. Ma è un tema anche questo napoleonico, perché Napoleone, nel bene e nel male, viene visto da tutti i suoi coetanei, dei contemporanei, come effettivamente un segno del destino, oppure il destino stesso, oppure la mano del diavolo, la mano di Dio che bussa alla porta della storia. E sicuramente anche in questo Beethoven ha in mente Napoleone. Ma la Sinfonia Quinta segna anche uno screzio, ma involontario, involontario che Beethoven fa ai soldati francesi. Infatti c'è un aneddoto secondo cui i soldati di Napoleone, che sono di stanza Vienna dopo le battaglie di Jena e di Auerstedt dell'ottobre 1806, udita per la prima volta la Sinfonia Quinta di Beethoven, scattino di colpo sull'attenti all'inizio del finale. Cioè tra il movimento terzo e il movimento quarto c'è un rullo continuo di tamburi e una fanfara militare, e questi soldati non capiscono che fa parte della composizione, credono che stia arrivando, che stia entrando teatro Napoleone, si alzano punto sull'attenti e gridano «C'est l'Empereur! Viva, viva l'Empereur!» scusate la pessima pronuncia francese, «È l'imperatore! Viva l'imperatore! Viva Napoleone!» E quindi
In un certo senso Beethoven fa uno scherzo, involontario o no, a questi soldati. E Beethoven, infatti, ha ammirazione e disprezzo per buona parte, ha amore e odio e tamo per Napoleone. E tutto questo poi si sviluppa più avanti e si sviluppa in un odio profondo. Ma prima di parlare delle ultime composizioni in cui Beethoven prende una netta posizione di disprezzo nei confronti di Napoleone, vi voglio accennare del Fidelio. Il Fidelio, che è una composizione di Beethoven, l'unica sua opera lirica, l'unico suo dramma lirico, che compone tra il 1805 e il 1814. Non è che lo componga in quasi 10 anni. Nel 1805 compone la prima versione. Una versione con 3 atti, una versione dove il primo atto è quasi un'opera comica, mozartiana, che risente del Don Giovanni, che risente delle nozze di Figaro, di Mozart, e non piace. Questa prima versione del Fidelio, chiamata Lionore, non piace il pubblico viennese. Ne fa una seconda versione intorno al 1807-1808 e anche questa non piace, modifica alcune cose, toglie alcuni elementi dagli atti, ma non piace. Mentre nel 1814 trionfa la versione definitiva del Fidelio, che è quella che generalmente viene rappresentata anche oggi, tuttora, in 2 atti e una versione senza gli aspetti comici di commedia, che rimangono lievi nel primo quarto del primo atto, ed è un'opera basata su un pezzo teatrale, una rappresentazione teatrale di un tragediografo francese, che è Bully, chiamata Leonora o L'amore coniugale. È una tragedia del 1798. In quest'opera, come nell'opera di Bully, Napoleone riprende un po' il senso kantiano della moralità e ci aggiunge un senso morale e cristiano di amore. È un'opera dalla trama molto semplice, florestano, passa il treno, chiedo scusa. Dicevo, Don Florestan è un nobile spagnolo che sta facendo un'inchiesta contro tale Don Pissarro, che abusa del suo potere contro i prigionieri e contro gli avversari politici. E Don Florestan, questo si sa dai racconti di Leonora, di sua moglie, a un certo punto sparisce e probabilmente finisce in una prigione di Siviglia. Sua moglie, Leonora, vuole seguirlo, vuole ritrovarlo e si traveste da uomo, diventa Fidelio. A un certo punto entra in scena, io non vi dico tutto ovviamente perché non vi voglio spoilerare, però il finale ve lo devo dire lo stesso. A un certo punto entra in scena Don Pisano, che sa che nelle segrete di quella prigione c'è il suo rivale Don Florestano. Sa che il ministro della giustizia sta arrivando per una visita e non vuole che Don Florestano canti, riesca a cantare. Quindi chiede a Rocco, che è il carceriere, di silenziarlo. E ovviamente Leonora, travestita da Fidelio, convince Rocco ad andare a uccidere questo povero prigioniero. Ovviamente nel clou, nel momento di massima tragicità, drammaticità dell'opera, entra in scena Don Pisarlo pronto ad ammazzare Florestan. Leonora si frappone tra lui e Florestan e si dichiara moglie di Florestan, dice di essere Leonora, non è Fidelio. Prende in mano una pistola, minaccia Don Florestano, minaccia, scusate, Don Pisarro. A questo punto suonano le trombe, arriva il ministro della giustizia
una scena che rappresenta il cortile della prigione. Di fatto i prigionieri sono liberati, Florestan parla, Leonora parla, Rocco parlano, insomma cantano tutti, cantano in tutti i sensi perché è un'opera lirica, scusate la battuta, e Don Pizarro viene arrestato. Tutto finisce in un'esaltazione dell'amore coniugale, della moralità e della libertà. Un'esaltazione incredibile della libertà e dell'amore. L'amore ha salvato una persona, l'amore ha salvato la libertà. Ma a livello politico si vede l'ambiguità di Beethoven, perché in realtà Beethoven è folgorato dall'idea tardo illuminista, preromantica del buon principe. Che cos'è il buon principe? Il buon principe non è altro che una versione preromantica del despota illuminato. È il principe buono, il principe illuminato che libera il suo popolo, che concede delle libertà al suo popolo. Ma ovviamente è un buon principe che non sa nemmeno che cosa sia la Costituzione, non sa nemmeno che cosa sia la divisione dei poteri legislativo, giudiziario, esecutivo, insomma. Quindi il buon principe è un despota illuminato che in base alla moralità kantiana, in base alla moralità cristiana, libera il popolo. E concede delle libertà al popolo. E questo dice molto dell'ottica politica di Beethoven, che non è un'ottica democratica, non è un'ottica liberale, ma un'ottica favorevole al despotismo illuminato, o a una certa forma di despotismo illuminato. Tant'è che molti dell'epoca hanno sottolineato come Beethoven si faccia vedere amico del popolo, mentre in realtà è amico dei principi, è amico degli imperatori. Anche questo non è propriamente vero, perché c'è un episodio in cui Beethoven non si inchina per niente davanti all'imperatore d'Austria. Ebbene, dopo il Fidelio, Beethoven ha un'esplosione di disprezzo per Napoleone. Arriviamo alla notizia che arriva a Vienna della battaglia di Vittoria. La battaglia di Vittoria è la battaglia combattuta il 21 giugno del 1813 in Spagna, dove l'esercito inglese e la guerriglia spagnola sconfigge l'esercito francese. È la prima grande sconfitta francese. Napoleone non è sul campo, Napoleone è da tutt'altra parte, Napoleone sta preparando la campagna di Germania, la campagna del 1813 che lo porterà alla sconfitta di Lipsia. Ebbene, ma la battaglia di Vittoria è una batosta per l'impero francese. Wellington, il duca Arthur Colley Wellesley di Wellington, di cui diremo e lo incontreremo nelle prossime puntate parlando di Napoleone, riesce a sbaragliare i francesi in Spagna. E la Spagna ormai è persa per i francesi. E Beethoven, quando sente la notizia di questa vittoria, vuole dedicare una sinfonia, in realtà sono solo 15 minuti, a Wellington. Wellington ha sconfitto i francesi, Wellington ha liberato la Spagna. E sappiamo bene che né i francesi, né Wellington, né gli spagnoli hanno liberato la terra iberica. Lo sappiamo bene perché i guerriglieri spagnoli non ce la fanno a fare breccia nella popolazione rimasta indietro, ma tanto indietro, rimasta ancorata all'ancien regime, come nell'Italia meridionale. Lo vediamo nelle prossime puntate. Gli inglesi, perché vogliono sbarazzarsi dei francesi, vogliono eliminare l'egemonia in terra europea dei francesi, quindi sono interessati a sconfiggere i francesi, non a liberare gli spagnoli, e ovviamente il re spagnolo non vuole concedere libertà ai suoi sudditi, e i francesi non sono in Spagna sicuramente per liberare la popolazione, sono in Spagna sì per portare dei grandi ideali, ma di fatto, come tutti i territori occupati dai francesi, la Spagna diventa una tesoreria da cui estrarre tesori, ricchezze, cimeli da museo e via dicendo. Ebbene, Beethoven, alla notizia della vittoria, dedica la sinfonia Vittoria di Wellington, Wellington Sieg, la vittoria di Wellington. È una sinfonia
che inizia con dei rulli di tamburi, che riprende molte canzoni militari del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda, e è una sinfonia dove alla fine viene esaltata questa vittoria inglese con l'inno God Save the King, Dio salvi il re, il famoso re Giorgio III. Una sinfonia solo suonata da strumenti, non c'è canto, ma alcune canzoni appaiono lo stesso in forma solo strumentale. Ed è una sinfonia celebrativa di una vittoria contro Napoleone, contro il dominio napoleonico. E arriviamo nel 1814, nel novembre del 1814, quando a ridosso del congresso di Vienna, Napoleone sembra ormai fuori gioco. In realtà non è propriamente fuori gioco, perché ci saranno i 100 giorni del 1815, li vedremo nelle prossime puntate. Ebbene, Napoleone, dopo la batosta di Vittoria, dopo la sconfitta di Lipsia, dopo la capitolazione e l'abdicazione di Fontainebleau, Beethoven compone Der glorreiche Augenblick, letteralmente i gloriosi colpi d'occhio. In tedesco, momento si dice istante, si dice moment, tipo in inglese, tipo in italiano, oppure Augenblick, che letteralmente significa colpo d'occhio, colpi d'occhio. In ogni caso, Der glorreiche Augenblick sono i momenti gloriosi, il momento glorioso in cui l'Europa si è liberata del tiranno Napoleone, il momento in cui il mondo tedesco è insorto e ha sconfitto, perché a Lipsia è il mondo tedesco a sconfiggere il tiranno Napoleone. È una cantata sontuosa con coro, soprano, tenore, baritono, di tutto e di più. Viene presentata il 29 novembre del 1814 a Vienna ed è un successo. E anche se i musicologi attuali iniziano a, o meglio, hanno sempre ridimensionato questa composizione, in realtà nel 1814 è la composizione che segna il trionfo di Beethoven, celebrando la caduta di Napoleone, ottiene il rispetto, la credibilità degli austriaci e dei tedeschi, non solo del popolo, ma anche dei principi e dell'imperatore. Dopo il congresso di Vienna, così vuole la tradizione, e in parte è vero, a Vienna e in Austria, nell'impero austro-ungarico, solo due persone possono esprimere liberamente il proprio parere. Sono ovviamente il Kaiser, l'imperatore, e l'altro è Ludwig van Beethoven. Beethoven è l'unico che può esprimere liberamente, tutto sommato, alcuni pareri politici, può esprimersi su alcune questioni sociali senza scadere e cadere nella censura, o peggio ancora nella galera, o peggio ancora nell'esilio o nella morte. Beethoven ha una certa libertà di opinione a Vienna. Può parlare di tutto e di più con tutti e può anche permettersi di non inchinarsi davanti alla famiglia imperiale. È un personaggio Beethoven, è un personaggio. Probabilmente l'imperatore, il Kaiser, ha capito che toccare Beethoven è scavarsi la fossa, perché toccare un uomo apprezzato dal popolo, dai nobili, dai borghesi e da tutto, un uomo che ha saputo affermarsi, ma con buoni ideali, per ottimi motivi, con la sua musica. Ebbene, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Vi dico solo che Beethoven poi continuerà a comporre come composizioni secondarie delle musiche militari per bande militari. E Beethoven non tradirà nemmeno dei grandi sentimenti umanitari, dei grandi sentimenti filantropici, benché di carattere sia un misantropo. Beethoven a livello caratteriale è un misantropo vero e proprio. Odia stare con le persone, non è uno che parla molto, anche perché è sordo, scrive tanto Beethoven.
a questa usanza, quando si va a teatro ad ascoltare una sua opera sinfonica, una sua cantata, c'è un libretto in cui il pubblico scrive le domande e lui poi scrive le sue risposte, perché in parte è sordo e la sua sordità va avanti sempre di più, peggiora, fino ad arrivare nel 1823-24 a ridosso della sinfonia corale, dove non sente più nulla, dove non sente più nulla, e proprio perché non sente anche un carattere assolutamente controverso, assolutamente irruento, non è facile parlare con lui, non è facile avere un dialogo con lui. Tutto sommato resta una persona buona e a livello di ideali è assolutamente filantropico. È in parte un erede dell'illuminismo, in parte esalta la figura del buon principe, dall'altra parte inizia ad aprire la musica, ma la cultura europea e tedesca al romanticismo vero e proprio, in particolar modo alla forma preromantica dello Sturm und Drang, tant'è vero che è amico finché l'amicizia regge con von Goethe e cita spesso von Schiller. E perché non finire con appunto la più grande citazione che Beethoven fa di von Schiller? Nel 1803, 1823, chiedo scusa, 1824, Beethoven compone l'ultima sua sinfonia. È la sinfonia numero 9, chiamata Corale, dove anche qui compare una musica volendo a programma, perché si parla di libertà, si parla di umanità, di fratellanza, di uguaglianza. E come quarto e ultimo movimento c'è un coro. Per la prima volta in una sinfonia ci sono dei cantanti, ci sono dei cori, ci sono dei tenori, dei soprano e via dicendo. E in questo corale viene messo in musica, viene messa in musica l'ode an die Freude, l'ode alla gioia, l'inno alla gioia. Quest'inno di von Schiller, che è un'esaltazione della libertà, un'esaltazione della gioia, essere fratelli, essere liberi, essere capaci di ascoltare, di seguire una moralità da gioia, il sapere esprimere un'azione morale spontaneamente da gioia. E la gioia diventa un po' come l'amore, diventa la causa prima, il principio primo e ultimo di tutto il mondo, di tutte le cose. È bello e gioioso essere fratelli. E Beethoven scrive tutto questo dopo il disastro napoleonico. Napoleone, ripeto, personaggio affascinante, ma ha insanguinato l'Europa. Ha insanguinato l'Europa e se non ci fossero la prima e la seconda guerra mondiale, se non ci fosse la guerra fredda 1.0, 2.0, se non ci fosse rischio terza guerra mondiale, via dicendo, sicuramente le guerre peggiori combattute sarebbero quelle napoleoniche. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato chiaro. Andatevi ad ascoltare questa bella musica e buona serata a tutti e buon sabato. A presto, ciao ciao a tutti, ciao!